quella Puglie, l'ultima nata in casa Re Beers, è una birra che nasce grazie alla collaborazione tra il birrificio foggiano di Michele Solimando e Vincenzo Simeone e il noto botanico Nello Biscotti. In che cosa è consistita questa sinergia? Intanto si incontrano due saperi che esprimono la territorialità, sta parola è un po' strabusata, territorio, ma poi alla fine bisogna veramente cercare quel prodotto, quell'ingrediente o quella storia che può raccontare il territorio. E allora con Michele lui racconta la sua storia del grano e allora il grano, se è vero che è l'ingrediente base della sua birra, poi c'è pure questa novità di aromatizzarla e con cosa. E io non potevo che pensare a questo frutto un po' strano che nessuno più conosce, ma qui in questo frutto c'è tutta la storia dell'agrumicoltura non solo mediterranea ma anche quella del Gargano, perché è un agrume antichissimo, arriva, pensate un po', lo portano gli arabi e rappresenterà una novità assoluta in quello che era il panorama dell'agrumicoltura mediterranea, che era basata sostanzialmente all'epoca greco-romana tra cedri e limoni. A un certo punto l'Europa, l'Italia mediterranea, la Spagna si trova invasa di questo nuovo frutto, perché è nuovo, è sempre un agrume. Acrumen significa amaro, ma ha una forma completamente nuova, è geoidale, è una mela, sembra una mela dalla forma, vedi, schiacciata ai poli, e quindi infatti la chiameranno subito mela arancia, e già la parola arancio già è nuovo, però è colorato, infatti quando sarà classificato da Linneo lo chiamerà Citrus Aurantium perché ricorda l'oro, l'aurato, no? E ha un successo strepitoso che tutta l'Europa mediterranea impazzisce. Lo troverete nelle migliori nei migliori giardini settecenteschi, poi dopo, perché ha un valore ornamentale, cioè queste palle aurate e poi un sempreverde, c'è quasi con lui una sorta di citromania, tutti a collezionare questo agrume, che è amaro, come tutti gli agrumi, è un po' acido, ma si può un po' mangiare, infatti se lo spelliamo proprio nel mese d'agosto, questo è il frutto che si può mangiare, bisogna spellarlo un po'. E tant'è che in epoca contemporanea lo mangeranno i diabetici perché ha poche basse quantità di zucchero, ma nel Medioevo i grandi chef della cucina medievale lo utilizzavano per preparare grandi piatti a base di selvaggina. Dove si trova? Un po' noi, questo qui diventerà l'agrume che starà negli agrumeti. Poi a un certo punto un'altra novità, siamo nel 1500, arriva un arancio che non è più né acido né amaro, ma è dolce. Dolce, quindi quello che mangiamo adesso è quello che soppianterà questo, perché quando poi scopriremo l'arancio dolce rinunceremo facilmente a questo perché c'è questa... E lui diventerà il portainnesto dell'arancio dolce. E quindi nel Gargano c'è prima perché era l'agrume più di interesse allora, ma quando arriva l'arancio dolce lo soppianta e lui rimarrà il portainnesto. Ma nel Gargano lo continueranno a coltivare, infatti in tutti i vecchi agrumeti c'è sempre la pianta di arancio forte perché veniva consumato, sempre come prodotto fresco. Allora perché non utilizzare questo per aromatizzare questa birra, se è vero che la birra già richiama l'amaro perché c'è il luppolo, perché non sottolinearlo ancora di più e poi con un sentore di agrumato? Questa è la scommessa e sembra che funzioni.